Terzo capitolo. Aziende quotate in borsa. L'arte ha goduto in quest'ultimo anno di una discreta ripresa, aiutata da una forte domanda asiatica e all'incremento dei ricchi della terra, nonostante la crisi. L'arte viene considerata un asset reale di copertura dei rischi dei mercati finanziari. Parliamo di opere storicizzate, ma anche di nuovi artisti emergenti. Negli ultimi anni il mercato dell'arte si è trasformato aumentando la sua area geografica, registrando l'ingresso anche dei soliti immancabili speculatori e allargando le sue strutture d'offerta. Dalla moltiplicazione delle fiere e delle case d'asta, sino all'esplosione degli incanti online. La crescita del settore attrae l'attenzione degli investitori del mondo degli affari e soprattutto ad est si sono moltiplicate le piazze d'offerta. L'arte, ormai è chiaro, deve essere considerata come porto sicuro dove depositare eventuali guadagni. I consulenti finanziari sono ancora scettici sul proporre ai loro clienti investimenti in arte per questi motivi: mancanza di trasparenza del mercato, assenza di interesse istituzionale nell'investimento in arte, la ridotta liquidità, gli inesistenti standard di valutazione del rischio, la carenza di benchmark di settore condivisi, la necessità di due diligence indipendenti e pochi track record dei fondi, tutti aspetti che rendono difficile per i wealth manager proporre l'arte come asset class. Questi giudizi sono poi stati smentiti dall'incremento esponenziale degli investitori privati, soprattutto in Asia, America Latina e perfino in Africa. C'è stato comunque un aumento esponenziale dei prestiti per acquisizioni artistiche, chiara dimostrazione che l'utile ottenuto è nettamente superiore all'interesse pagato. La Cina ha già una trentina di borse dedicate all'arte e non a caso c'è l'esplosione degli artisti asiatici sia sotto il profilo numerico che qualitativo ed economico. La Francia ne aveva lanciata una. Poi c'è la borsa aperta in Lussemburgo. Il suo nome è Slit Art TM e consiste in un sistema di commercio finanziario che permette a investitori qualificati di acquisire azioni relative a opere d'arte di grande valore. Azioni di opere d'arte? Vengono utilizzati dei certificati acquistabili proprio come le azioni di una qualsiasi società quotata nella borsa valori, dando la possibilità di condividere il bene artistico a chi non può acquisirne uno intero. Noi di studioartgallery.it proponiamo qualcosa di simile senza tutta la burocrazia che molte volte ne inficia il rendimento e senza l'interferenza di terzi che non garantiscono affatto sicurezza e trasparenza. Questi certificati emessi possono essere comprati e venduti solamente attraverso membri di mercato riconosciuti, come banche e istituti finanziari, che non faranno altro che aumentarne il costo e rallentare l'acquisto o la vendita. Una volta comprato, il certificato può venire rimesso in vendita a discrezione dell'acquirente, proprio come funziona con i titoli azionari. Se un compratore riesce ad acquistare il 100% dei certificati di un'opera, può entrare in possesso fisico dell'oggetto, mentre se arriva all'80% può costringere gli altri a vendergli le restanti quote. Ma così sono soggetti al ricatto di chi possiede il 20%, che alzerà o abbasserà il valore in suo possesso in modo esponenziale, rendendo la vendita o l'acquisto non conveniente. Mentre, come vedrete, il nostro sistema è molto più semplice e garantisce di evitare speculazioni sull'opera d'arte, essendo diretto.
Torniamo alle borse cinesi che operano in modo molto più aperto, forse anche troppo, permettendo la salita dei prezzi e in genere una speculazione generalizzata. Qui sta la differenza con la borsa lussemburghese. Solo le gallerie possono vendere opere e finché sono nel listino possono comunque esporle al pubblico oppure possono cederle alla borsa, ma in questo caso essa dovrà prestarla a istituzioni museali. La Bourse parigina doveva inoltre aprire una galleria essa stessa. È sicuramente un nuovo modo per rendere liquida un'opera di cui ci si vuole liberare. Ma i compratori che ragioni hanno? Che gusto c'è nel possedere un pezzettino di un'opera che non potranno mai gustarsi da vicino? Sicuramente non è da collezionisti d'arte nel vero senso della parola, ma da investitori desiderosi di inventare un ulteriore mercato per diversificare i propri risparmi. Sta nascendo così una nuova figura di collezionista, una sottocategoria che rappresenta la naturale evoluzione dello speculator, una figura che si avvicina sempre di più a quella dell'investitore finanziario. Rimane il fatto che non c'è investimento più concreto ed economico di un'opera d'arte, forte della sua essenza spirituale, emozionale e di pensiero. Un paradosso infinito. Fine terzo capitolo.